Ciao a tutti ragazzi, ciao. Sono Sebastiano Serafini con Yuriko Tiger e ciao. Oggi siamo qua a parlare di una domanda che ho letto. Tu sai di cosa stiamo per parlare oggi o no? Sì, okay. Perché ha fatto abbastanza scalpore su Facebook. Infatti abbiamo letto su Facebook la domanda che era: cosa preferisci tra Italia e Giappone? E vabbè, mi sembra che la maggior parte, l'80% delle persone... Ma hai detto Italia, vero? No, ho detto Giappone. No, ho detto Italia. Alla fine poi hanno recuperato. Alla fine hanno detto, se tu avessi un buon lavoro retribuito, eccetera, che cosa preferiresti? Perché la maggior parte aveva votato Giappone all'inizio perché semplicemente in Italia non c'è lavoro. Quindi sono venuti in Giappone per lavorare, tipo la maggior parte. Però poi l'hanno rifatto. Mi ero perso il rebooting. Sì, di quella domanda. Quindi se uno, diciamo, potesse fare lo stesso lavoro, se sceglierebbe Giappone e Italia. Ok, ok, no, adesso l'ho capita, non sapevo che era così. E tu cos'è? Hai risposto a tutti e due? Hai risposto solo a uno? O non hai risposto? No, visto che hai risposto al primo, hai risposto Giappone, l'ho visto. E il secondo anche Giappone. Come mai? Vabbè, insomma, allora, per quanto il Giappone ha le sue grandi regole ed è anche molto difficile la società, cioè lavorare in Italia non saprei tanti posti di lavoro, però almeno nel mio è abbastanza più una parte, no, nel senso sono sarebbe, più tranquilli. Sarebbe difficile fare questo lavoro in Italia per sì, te, cioè non esiste neanche proprio non il tuo lavoro. A parte che non esiste, ma metti caso che anche se esistesse sono più scialli, non so come si dice, cioè a me piace il Giappone perché mi piace stare qua fisicamente, uscire e vedere... Sì. Shibuya, Ikebukuro, cioè tutti i posti che mi piacciono. Sì. Mi piace proprio vivere a Tokyo. Però vorrei lavorare anche di più all'estero. Non lo so perché io quando ho letto quella domanda ti giuro che lì per lì proprio il primo secondo, però si dice sempre che bisogna fidarsi dell'istinto. Appena arrivata avrei messo Giappone. Comunque non è che no, ma ancora adesso ti dico che il punto è che non riesco veramente a decidere, è proprio un 50-50 perché io comunque ho vissuto lo stesso periodo che ho vissuto in Giappone, l'ho vissuto anche in Italia. Mi sembra che una domanda difficile da fare, soprattutto perché comunque io più di te ancora, ma dico noi comunque abbiamo vissuto in Giappone per molti anni, sì, e quindi riusciamo un pochino a fare un paragone, però tanta di quella gente che ha risposto secondo me non ha neanche mai vissuto in Giappone. No, secondo me non quindi... ha vissuto abbastanza, magari ha vissuto qualche anno, lavorava in ditta e si è trovato male, perché tantissime che vengono in Giappone stanno tipo 2 o 3 anni, esatto, e poi notano che è troppo diverso vivere e viaggiare in Giappone, sì, e se ne vanno quasi delusi, no? Ma anch'io ho avuto il mio periodo di crisi perché comunque innanzitutto secondo me in Giappone prima di tutto proprio essenziale, anche se ci sono tante persone, anche YouTube, che non parlano giapponese, se non parli giapponese e vivi in Giappone, secondo me ti trovi male, ti trovi male, è che sarai, cioè già anche se sei giapponese un pochino estraneo, non è che ti senti estraneo, però già ti senti speciale, se vogliamo dirla in modo più carina, però sei comunque una persona diversa e non perché i giapponesi siano xenofobi o perché già non abbiano paura degli stranieri o altro, cioè è perché comunque la maggior parte dei giapponesi, il 99% più o meno, saranno giapponesi, cioè quindi comunque sei diverso fisicamente, vieni da un background culturale diverso, che non è come venire Italia-Germania, è proprio una realtà completamente diversa, è l'opposto, sì, quindi diciamo non lo so, ti giuro che non sono riuscito, cioè pur avendo vissuto in tutte e due non riesco a sceglierne una delle due, secondo me, perché comunque c'ho praticamente tutte e due un po' nel cuore, perché in Italia c'ho i miei amici, no, anch'io l'Italia ce l'ho molto nel cuore, anche cioè, dei posti, mi piace. Però se dovessi scegliere di quale dove vivere, io sceglierei il Giappone. C'è Fabio là, il nostro cameraman. Vieni, let me ask you this question. Do you prefer Australia or Japan? For? And everything, like if you have to choose one. Stiamo chiedendo al nostro cameraman se preferisce l'Australia, che è il suo paese natale, o il Giappone. Can you answer this Japan. Question? Japan? I don't know, it's hard. You're like Japan. No, ma io adoro il Giappone perché comunque il Giappone mi ha dato la possibilità di fare il cantante. Il modello lo facevo anche in Italia, però comunque non così. E diciamo, di vivere di questo lavoro, riuscire a fare canzoni e tutte queste cose che comunque non avevo la possibilità prima quando ero in Italia. Però io comunque ti giuro che vivo tantissimo anche in Italia, perché comunque io riesco ad andare in Italia molto più spesso di te, penso. Sì, sì, sì. Io almeno 3 mesi me li faccio in Italia all'anno. Cosa, perché? Perché tu puoi fare tutto. Ma non è vero. No, però nel senso un pochino, sì, perché io grazie a YouTube e grazie a tutti voi, grazie
Ormai il canale ha preso, sta decolando. No, e comunque ti dico che una cosa bella di viaggiare così tanto è che mi fa veramente apprezzare entrambe le nazioni. Perché io quando... Ah, quello però sì, nel senso il fatto che io sono poi andata avanti e indietro sono riuscita ad apprezzare tutti sì, i due. Sì, perché io per esempio quando... All'inizio ero un pochino più... Oddio, voglio solo il Giappone. No, anche... Poi ho iniziato a capire come andavano le cose qua e ho fatto, vabbè, però l'Italia ha anche i suoi pregi come... Comunque l'amore, la calorosità... Il... No. Madonna, è proprio un abbraccio da giapponese. No, così era giapponese. Punto. Vabbè, diciamo che non, sì, non c'è qua in Giappone ed è una cosa che mi manca tantissimo. Anche i miei fan, in realtà sono molto più legati ai miei fan italiani che sì, non a quelli giapponesi, perché quelli giapponesi... Questo lo dice perché sul canale no, di no, italiano, no, no, se faceva perché... video in giapponese... In Italia ci sono tanti ragazzini, tante ragazzine che mi seguono, quindi sono anche più piccine, poi mi vedono no, un po' come una forma di idolo, sì, mentre in Giappone mi vedono proprio come forma di modella, come Geinoujin, cioè sì, come persone del mondo dello spettacolo. Sei più distante. Sono più distante. Anche se poi ti vengono praticamente con queste telecamere quasi sotto le gonne a farti le foto in ogni no, giorno. No, no, a parte quelli lì sono, ti senti più distante, no, vorresti essere fan, più vicino. Non sono mai fan, lì è il comic, ah, che okay, arrivano okay, proprio di tutti. Sì, perché ho visto i tuoi vecchi video, tanta patata. Tanta patata, sì. Lì cioè, è più campo cosplay. Quando sì, uno viene ai miei fan meeting, adesso non già si più. No, no, no. Parli cioè, già stressando cioè... la mano, saranno là. Sì, sì, cioè già quando mi danno la posso prendere la no, mano. Però sai cosa? A me la domanda è che cioè io non riesco più che altro tanto a fare divisione tra le nazioni. Cioè, nel senso, è difficile. Cioè, lo so che è un concetto un po' complicato, però io mi sento proprio cittadino in un po' quasi tutto il mondo. Non... Sì, tu sei molto international. Anche se, cioè, non perché viaggio tanto, ma proprio perché non riesco a vedere proprio differenza. Ti dico, io adoro e sono attaccatissimo al Trentino. Alla mia città natale e io anche per esempio no, no, dalla tua no, città natale no, no per niente. Io invece sì, mi dispiace ma questa... mi dispiace secondo me è una domanda difficile, ti dico a livello di lavoro dipende come sei messo. Io per esempio ho avuto tanti traumi in Italia, tipo il bullismo, ma c'è anche in Giappone però sì. E sì, effettivamente c'è anche qua. Però non l'hai vissuto te, quindi è diverso. Sì, madonna. Nel campo lavorativo qua c'è, l'ho anche subito. Però infatti da turisti Italia, tutti gentili giapponesi sì, sì, quando hai iniziato a lavorare. A lavorare con loro, ragazzi, è l'inferno. Vabbè, però io sono Italia, abbastanza anche strong, cioè nel senso sì, che mi faccio mettere i piedi così tanto. Ma mi fa ridere che tutto quello che stai dicendo è praticamente la canzone che abbiamo appena fatto. Sì, perché appunto, oggi abbiamo girato questa, lei mi ha dato un po' un... Cioè, devo dire che la canzone è nata un pochino... Vabbè, era una canzone che già c'era da un po'. Però sì, poi la... Il lyrics è stato, tutto il testo è stato ricostruito apposta per seguire, perché okay, ho visto il tuo video da Imperia a Tokyo e c'era un po' quel video che raccontava un po' la tua storia, allora ho deciso che questa, cioè infatti anche il video è tutto un po' ispirato alla sì, tua storia. Sì, è un storia, po' ispirata alla storia dell'inizio. Sì. Uno dice, ah ma tu hai avuto fortuna, l'hai data facile, guarda. Beh, in realtà devo dire che la fortuna aiuta in ogni campo, cioè sì, quel però, minimo, però... Sì, però se nel tu senso... Se sei cioè, una persona interessante, se Yuriko avesse avuto solo fortuna, se io avessi avuto solo fortuna non è che sarei finito a... Perché poi c'è tanta gente che mi scrive anche su Facebook, mi dice ma come si fa a diventare cantante in Giappone, ma che cioè che ne so, no, non è che non è che c'è un manuale per diventare cantante, capito? No, cioè tu ci provi, mandi la tua musica, ma adesso anche là è difficile perché adesso con YouTube stanno cambiando tutte le regole. È vero, che in Giappone è più facile, un po' meno comunque. In Giappone comunque forse mi sa che il Giappone sarà l'unica nazione dove YouTube non prenderà mai così tanto come negli altri paesi. Sta prendendo chi? Che Marco l'ha detto. No, però se ci pensi per il numero di persone che fanno YouTube, cioè guarda che l'Italia... Ma il Giappone è vicino comunque. Ma il doppio dell'Italia però, cioè c'ha 130 milioni di persone. Perché le luci sono cambiate? Adesso fa bene. Beh, qua ci fanno gli scherzi. Vabbè, Allora! Dai, che dicono... So funny. Vabbè, comunque in conclusione questo era un video che non so se è venuto bene o male. Ma secondo me è bello, giusto? Cioè nel senso, tutti mi dicono ah ma tu non sei amante della nostra patria. Basta Fabia, hai rotto il cazzo. Per chi mi volesse seguire sul mio canale di Sebastiano Serafini a cazzo, vi lascio il link. Allora, io sono una persona dolce. No, ma un amore proprio. Beh dai, senti la mia ironia. Vabbè. Comunque no, vabbè, devo dire che è un video che stiamo un po' praticamente svagando. Però cosa vogliamo dire? Allora, tu preferisci il Giappone? Io preferisco il Giappone, lo dico proprio con me. Cioè nel senso, effettivamente dipende. Sì. Dipende tanto perché a me piace l'Italia, amo i miei fan italiani. Ma tra i due adesso io dico io voglio vivere in Giappone e questo non lo cambio.
Sì, no, no, anch'io voglio, però sai anche lì, perché sai, io adesso sono in Giappone comunque da tanti anni, da quando ero bambino, quindi veramente, in conclusione direi che è difficile dare una risposta, perché sai cosa, che anche se volessi rispondere in Giappone, poi pensare ai miei genitori e ai miei amici dell'infanzia, come la prenderebbero se mi dicessi, io ti dico, non posso, cioè non lo so. Io penso ai miei. Cosa? Io penso ai miei genitori che... invece non sarebbero... Io come compiuto 18, cioè 19 anni, perché a 18 c'è stato il perché tu anche non sei più tornata. Ah, è vero, tu sei venuta con io sono venuta proprio e ho fatto ciao. Ma, poi col terremoto... Parliamo, però... No, io volevo venire tanto tempo prima, cioè comunque da quando ero alle elementari che sognavo di andare in Giappone, però ovviamente ero troppo piccolina, i miei non si fidavano. Poi non c'avevo i soldi. Quindi, sì, avrei detto l'Italia, tanti mi avrebbero attaccato con... ma allora perché adesso stai in Giappone? Sì, adesso... No, io ti dico, allora la mia indecisione è 50-50 o più Giappone? Non, cioè, più Italia sicuramente no, quindi già lì. Nel senso, io ti giuro che il Giappone ce l'ho nel cuore almeno al 50%, e ancora di più del 50% o no? Perché per me è veramente difficile, perché non riesco proprio... Cioè, io non riesco... Tu sarai sempre qua tra 10 anni? Sarei qua sai per che sempre. Me lo chiedono spesso. Io me lo chiedo. Sempre non saprei. Io me lo chiedo anch'io a me stesso, non so rispondere. Ti dico, voglio comunque venire sempre in Giappone. Però sai cosa? Più si va avanti con gli anni, più anche le distanze con gli anni. Lo so, è quasi un video. Il Giappone è un po' difficile perché con il cuore. Vabbè, se ti fai la famiglia. Relazionalmente, ma. Con i giapponesi non. No. Per esempio il Giappone noto, ho provato, cioè finché erano persone diciamo half, però diciamo non vissuti in Giappone da un'altra parte, andava bene, sì. Perché erano più vicine a me. Beh, ma se incontri un half diciamo che è nato in Giappone, metà sì, o metà. Doppio diciamo. Sì, però giapponese è un'altra giapponese, nazione. O comunque chi è nato qua ho sì. Notato proprio questa... proprio distacco culturale enorme anche nella sì. Relazione amorosa che io non sono abituata. Quindi, sai cos'è? Una cosa che però è molto divertente, molto interessante tuo è che tu non sei cambiata comunque tra virgolette, perché ci sono tanti stranieri che rimangono tanto in Giappone e si giapponizzano. Lei anche se intanto fa queste voci super giapponesi, nel cuore lei è rimasta italiana, molto italiana. Sì, però cosa cambia? Beh, io sei sono più molto metà. Sì? È una cosa che mi ha detto molto anche il mio manager, sennò lui diciamo cioè non che odia gli italiani, però ha avuto un pochino brutte esperienze con gli italiani. No, vabbè, e l'italiana fa... educata, non... Sì, no, però infatti tu sei molto giapponese in tante parti. Ah sì? Tipo, io non lo so, ma secondo me perché noi parliamo quindi italiano, quindi... Sono molto bella, scialla, anche nelle mie live in italiano. Se vedi le mie live giapponese e vedi le mie live in italiano, sono due mondi separati. Beh sì, anche la voce cambia di... Sì, ma il modo di fare tutto è il mio personaggio, è Yuriko. Vabbè, comunque, spero che questo video, vabbè... Non hai dato una risposta. No, non ho dato una risposta, vi dico, non lo so, vi dico... Non lo so. Vi dico, non so se starò qua per sempre, io adoro il Giappone, mi hanno dato talmente tante cose che non posso lasciarlo. E ce l'avrò nel cuore per sempre, e comunque, però, è come la mia città natale, alla fine Tokyo. Una cosa che ti volevo tipo dire, cioè, tu ti fai chiamare tipo Sebastiano Serafino, tu sei totalmente italiano, in sé, anche come ti porti. Io, per esempio, questa cosa non ce l'ho. Cosa? Che io fin da piccola mi sono voluta far chiamare Yuriko. Ah, no, ma in realtà secondo me io invece sono più giapponese di te, perché tu non lo vedi, cioè se vedi una parte guardando di me. Guardando molto male. Ti assicuro che invece non mi conosci. No, in realtà guarda che tu ti manco, perché te mi hai sempre visto solo con, o durante il shooting o shooting con te, ma non mi hai mai visto in realtà come sono io con i giapponesi o come sono io nella relazione con la giapponese. No, quindi io sono i giapponesi che ci sono e tu inizi a fare il pazzo. Cosa? Tu inizi a fare il pazzo. Ma perché qua comunque è una realtà un po' diversa. Diciamo quando fai gli shooting, sai, devi anche un po'. È un po' complicato, non è come se tipo fossi al lavoro o altro. Cioè, questi comunque sono shooting che organizzo io con amici. Se invece fosse uno shooting di lavoro sarebbe molto diverso, diciamo, anche perché poi comunque devo dire che comunque nel corso degli anni mi sono un pochino più ritalianizzato in certe cose. Però c'è stato un periodo che ero diventato quasi completamente giapponese. Vabbè, diciamo che non sono in grado di dare una risposta, però devo dire che il Giappone, forse il Giappone, perché comunque il Giappone alla fine, non lo so. Ok, abbiamo un Sebastiano molto indeciso, io voto Giappone. Comunque una risposta difficile. È difficile, se non vivi qua da tanto e non accetti certi lati è molto difficile. Però io mi vedrei vivere qui, non lo so, forse è più Giappone però alla fin fine.
tra i due, cioè più che altro che riuscirei, cioè io nel senso io non riuscirei, io all'Italia ci sono affezionato più legami di amici e famiglia, però se non avessi quelli alla fine non è che avrei, non avrei bisogno di andare in Italia. Poi tanta gente quando sono in Italia mi chiede ti manca il Giappone, ti manca il sushi? No, quando sono in Italia mi godo la pizza, oppure quando sono qua ti manca la pizza? No, quando sono qua mi godo il sushi, cioè devo dire che non sono una, cioè sono una persona che apprezza molto il momento, si accontenta di quello che c'ha, quindi devo dire che è per quello che adesso sono in Giappone ti dico Giappone, magari sono in Italia ti dico Italia, però non c'ho una risposta perché li adoro tutti e due. È difficile. Va bene, come sei giapponese in queste risposte? No, non è vero, però nel senso ti dico, diciamo che non riuscirei a rispondere Italia, sicuramente non riuscirei a rispondere preferisco Italia, ti dico posso essere un indeciso o preferire il Giappone, diciamo che te lo dirò tra 10 anni. Tra 10 anni prossimo video. Tra 10 anni prossimo video ancora su che cosa preferiremo. Va bene. Va bene. Salutiamo? Ok, ci vediamo al prossimo video, fateci sapere voi invece che cosa preferite e perché ovviamente. Sì. E che cosa ne pensate delle nostre risposte. Esatto, se vi hanno soddisfatto. Non uccidetemi, mi piace, però io sto bene qua. Ok. Ci vediamo, ciao.